Siamo a Liverpool, match di oggi che si disputerà sotto la pioggia ad Anfield. Un saluto a tutti gli amici a casa da parte di Pierluigi Pardo. A farmi compagnia come sempre c'è Stefano Nava. Coppa internazionale europea che si apre con la prima partita della fase a gironi. Subito in palio tre punti pesanti. In campo Cagliari e Deportivo Alaves. È la loro prima partita, vediamo se ingraneranno subito. Lo scopo di questi tornei è proprio quello di testare le condizioni della rosa e permettere agli allenatori di provare nuovi giocatori, nuovi schemi in vista dell'inizio della stagione ufficiale. Ionita. Partita della partita tra questi due giocatori, tra i protagonisti annunciati del match di oggi. Sei d'accordo, Stefano? Direi proprio di sì, Pierluigi. Hanno qualità con cui possono fare la differenza per le rispettive squadre. Pallone perso. Può colpire da lì. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Ristovski. Oliva. Ionita. Lo vede? Non si lascia sorprendere qui il portiere. Palla verso il centro dell'area. Palla spazzata in calcio d'angolo. Intervento decisivo del difensore. Giornata di pioggia. Le due squadre potrebbero risentire del campo allentato. Sì, Pierre, infatti dovranno fare molta attenzione, soprattutto nel gioco palla terra, che sarà sicuramente influenzato dal terreno bagnato. Crossa nel mezzo. Nulla da fare. Autogol. Le immagini mostrano come ci sia stato il tocco decisivo con cui ha indirizzato la palla nella propria porta. Gli autogol fanno parte del calcio, un episodio sfortunato non deve condizionare la sua gara. Autogol dunque, episodio chiave della gara. Guadagna metri verso l'area. Bravo qui nell'interrompere tutto. Pere Pons. Legge bene la traiettoria qui. Diakité. Ristovski. Il risultato favorevole gli consente di gestire il pallone e giocare con il cronometro. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Posizione ideale. Vediamo cosa fa ora. Edu Exposito. Oliva. Diakité. Palla persa. Pere Pons. Ma non granché qui l'intervento del difensore. Diakité. Edu Exposito. La difesa spazza via il pallone. Ottimo il tackle. Si rifugia in palo laterale per sfuggire al pressing. Ionita. Edu Exposito. Arretrano il baricentro per invitare gli avversari ad attaccare e scoprirsi. Il cross viene intercettato dal portiere. Recupera palla intercettando bene il pallone.
Efficace il giro palla del Cagliari. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Augustin. Ristovski. A metri sulla fascia. Spazio per il cross. Bravo qui il difensore che spazza via. Alzano il pressing. Si chiudono così i primi 45 minuti. Risultato di 1-0. Vanno al riposo in vantaggio, ma a parte questo il primo tempo ci ha regalato davvero poco. Tutto pronto ad Anfield per l'inizio della ripresa. Diakité va con il possesso palla. Gran giocata qui. Imprevedibile. Allontana bene il difensore. Ristovski. Punta l'area. Tacco robusto. Una prima frazione di gioco, la sua, che si è chiusa senza grandi acuti. Ci si aspetta di più da uno come lui nella ripresa. Primo tempo opaco per lui, senza reti e con pochissimi spunti degni di nota. Se non cambia qualcosa nella ripresa, rischia che l'allenatore lo tiri fuori prima della fine. Pare che l'Inter abbia un preciso obiettivo di mercato, un giocatore seguito dagli osservatori nerazzurri. È sicuramente uno dei pezzi pregiati del mercato, non c'è da stupirsi dunque che ci sia la fila per prenderlo. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Diakité. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Rafa Navarro. A metri davanti a sé, attenzione. Pallone invitante. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Diakité. Renato Augusto. Attenzione perché è pericoloso. Palla che viene rilanciata in avanti. Palla che esce all'altezza della bandierina, ma è rimessa laterale. Tutti e due gli allenatori vogliono cambiare qualcosa. Potrebbe andare al cross. Renato Augusto. Palo, attenzione, però è ancora buona. Riconquista il pallone con un buon tackle. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Palla consegnata agli avversari. Pablo. Torna indietro per giocare il pallone. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Marin. Ha spazio lungo la corsia. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Pere Pons. Diakité. Ripartono in campo aperto. Possesso ancora manovrato, senza però più la possibilità del contropiede. Gran palla. Portiere che risponde presente e salva la propria porta con un intervento di ordinaria amministrazione. Sicuro qui, eh? Molto bene. Non si è lasciato battere da questa conclusione. Cross verso il centro dell'area. Sbaglia tutto con questo calcio d'angolo. Palla sul fondo.
Matteo, quanto manca ancora al fischio finale? È iniziato il conto alla rovescia, Pier, meno 10 minuti al 90°. Bene così, Matteo. Se dovessero emergere altri particolari, ovviamente chiedici pure la linea. Dragovic. Farago. Grande tempismo in questo anticipo. Intervento pulito col pallone che finisce in out. Non ci sono alternative, allora il mister mette in campo un altro attaccante per provare a cambiare la storia della gara. Ne staremo a vedere, non hanno più molto tempo a disposizione per tentare la rimonta. Pere Pons. Ancora 5 minuti da giocare. Diakité. Prova ad andare. Sicuro l'intervento del portiere. Pallone perso. Mamma mia, cosa fa? Può andare in porta. Respinge il primo tiro. La spazza via. Dragovic. Pablo. Renato Augusto. È finita. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Partita equilibrata, risultato in bilico fino all'ultimo. Alla fine però l'hanno sfruttata loro, sia pure di misura. Hanno dovuto soffrire più del previsto. Una vittoria anche per questo ancora più bella. Non ha certamente giocato ai suoi livelli, può fare molto di più. Secondo me se ne rende conto anche lui. Non è riuscito a timbrare il cartellino, finendo per sbattere contro i legni della porta. Sarà più fortunato la prossima volta? Oggi può consolarsi comunque con la vittoria.